Maria Chiara. Ciao Francesca, come stai? Accomodati, bene, bene, come stai tu? Bene, bene. Siete una bellissima coppia, dai numeri veramente stellari, 5 milioni di telespettatori, 24% di share. Sì, anche per te, anche per te. Ve l'aspettavate? No. Tu te l'aspettavi, Fiona? No, non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo. Tra l'altro, soprattutto io e lei, nel senso come coppia, cioè lì ce lo sentivamo, abbiamo lavorato tantissimo insieme, ci siamo unite, mi è mancata tantissimo in questi mesi, dopo esserci lasciate dopo 7 mesi, però non ce l'aspettavamo, è stata una sorpresa. Per i pochi che non lo sapessero, lei è Blanca e lei è Linneo. Linneo. Tu ci tieni a dirlo nella fiction che in realtà si tratta di un cane femmina? Sì, a un certo punto lo vedono tutti, si chiama Linneo. Linneo, nell'episodio scorso abbiamo scoperto che semplicemente era il nome che qualcuno gli aveva dato quando era piccoletta. Che c'è? e quindi alla fine è rimasto un nome da maschio che non le hanno voluto cambiare, però è una femmina e ci tengo a dirlo. Ci teniamo tutti a dirlo che è una femmina. Ciao Fiona, piacere di conoscerti. Ciao Francesca, piacere tutto mio. Lo sapevi che sapeva parlare? No, non lo sapevo. Perché non l'hai fatto durante la serie? È perché ci deve svelare dei segreti che ti riguardano. Ecco, sarai tu, maledetta. Sentiamo, per esempio, come ti sei trovata, Fiona, a lavorare con Maria Chiara? Non rispondi? È una domanda troppo difficile? Se vuoi dire, attenta a quello che stai per dire. Recitare con Maria Chiara è stato meraviglioso, anche se quando mangiava non mi dava nemmeno una briciola del suo panino. A niente servivano i miei occhioni imploranti, però mi sono vendicata. Le ho fatto ripetere più di qualche ciak. È vero? Non è vero, non è vero, poverina. Non è vero. C'è una bugiarda, le davo tutte le mie briciole di nascosto ogni tanto. Perché in realtà lei deve stare a regime. A regime, sì. Cioè io qui le sue, diciamo, quello che lei può mangiare, quando poteva mangiare, poi quando dovevamo lavorare su delle cose da fare, come l'abbaio, come darmi la zampa, come darmi i baci in faccia, mi spalmavo di qualsiasi cosa. Quindi lì era un codice il cibo. Vi siete comunque davvero trovate, avete lavorato molto bene. Ci sono delle immagini che ci ricordano quanto è stato bello il vostro rapporto sul set di questa serie di grande successo di Rai 1. Lo vediamo. Che cosa sta succedendo? Riusciamo a recuperare le immagini? Pronta? Sono Linneo, Blanca non può rispondere perché sta giocando a tennis. Sei un'ingorda, sai? Che vuoi? Parlavo col cane. Avanti, vieni con me. Stai dicendo sempre al cane? Magari, almeno lui sta zitto. È una femmina. Fiona, visto che con gli applausi drizzi le orecchie, mi vuoi svelare qualche segreto di Maria Chiara? Perché lei è molto timida, riservata, non sappiamo praticamente nulla della sua vita. Sì, conosco moltissimi segreti di Maria Chiara, ma non li rivelo. Sono una tomba. Grazie. E soprattutto non vorrei finire sul lastrico. Ha fatto la battuta? Ciao Mauri! Maurizio? Lo capisco, perché se ti metti contro Maurizio poi le cose si complicano. E siamo in attesa anche di vedere Don Matteo, arriverà, certo, cioè, arriverà, ci vuole un po' di tempo, ma arriverà prima o poi e torneremo qui insieme, come ben sai. Quindi vediamo tu l'ora. Non mi vuoi svelare niente? Che ti devo svelare? Ah, tanto guarda, c'è qualcun altro che mi parla di te. Buongiorno Francesca, so che hai come ospite la mia amica Maria Chiara Gerletta. Ormai di pubblico dominio, Maria Chiara è un'attrice bravissima, questo l'hanno visto tutte, è una bellissima persona, certificata Spollon, è una ballerina bravissima e questo non lo sapevate.
Ha un solo grosso difetto, una pecca ormai nei giorni d'oggi insormontabile, ma per la quale deve fare qualcosa. È forse l'unica persona al mondo più negata di me con i social. Questo video messaggio non può valere come tutorial, perché mi hanno detto fai un tutorial per la Giannetta sui social, devo imparare ancora io come si usano. Maria Chiara, ti insegno una cosa, quando ti chiameranno boomer vuol dire della vecchia generazione e inadatto a utilizzare Twitter, quindi io e te siamo dei boomer. Questa è l'unica cosa che ho imparato e che posso dirti. Boom, mi è scappato il telefono. Bella che buona chiacchierata e ci vediamo presto, spero. Ciao Maria Chiara. Già in realtà faccio parte della generazione millennials, che sempre sto cercando di capire, però è vero, a volte mi danno della boomer. Millennials, credo stiamo parlando dagli 80 al 2000 o dopo gli 80, perché tu non, la non tecnologia non l'ami? Ma non no. È, non sono capace, poi c'è un padre informatico, infatti ogni volta mi devo sentire ogni tanto le strigliate, ciao papi, però fa bene, cioè non mi applico. Mi sento anche un po', l'altra volta su Twitter mentre guardavamo la puntata leggevo i commenti, ho imparato solo a leggere i commenti e c'è qualcuno che scriveva ma Maria Chiara non scrive, ho chiesto a Pierpaolo, ho detto ma come si fa un tweet, cioè che devo, dove devo andare a prendere, non lo so fare. Allora ha ragione Spollone, ha ragionissimo. E non è vero che lui non li sa usare. Lui è un gran vanitoso sui social, li sa usare benissimo. Però mi interessa questa cosa che sei anche una ballerina. Quanto è successo? A parte sul set che aveva visto ballare, ci sono anche delle scene. Quando l'ha visto ballare? No, sto pensando sul set, perché c'erano le scene del ballare sotto forse la pioggia. La sera in cui avete guardato tutti insieme la prima puntata. Ah sì, dopo, giusto, eravamo lì, giusto da Luca, e dopo abbiamo messo la fantastica colonna sonora dei Calibro 35, ha finito l'episodio, eravamo tutti sfomentati. Sì, forse lì. Sì, 10 minuti, eravamo tutti stanchissimi e molto contenti però. Senti, ma questo rapporto di lavoro, sia naturalmente con Spollone, che con Zeno, che con Fiona, eccetera, ha creato anche dei legami profondi d'amicizia? Che aria si respirava sul set? Beh, bellissima. È stata una serie molto faticosa da un punto di vista fisico, tanto. Immagino. Però eravamo talmente presi da un forte entusiasmo che ce ne siamo accorti dopo 7 mesi, mezzi incriccati. E quindi Pierpaolo, ci siamo incontrati al centro sperimentale anni fa, io ero al terzo anno, lui al secondo, e non avevamo mai lavorato insieme, però ci conosciamo da tempo e quindi siamo amici. Ci siete ritrovati? Sì, con Giuseppe ci siamo trovati su quel set, in realtà avevamo fatto una cosa insieme, ci avevamo sfiorati, baciato dal sole tantissimi anni fa, però non c'era stato modo, erano tipo 2 pose insieme e poi su questa serie ci siamo ritrovati. Giuseppe è simpaticissimo, è un compagnone di viaggio. Visto come sta andando, direi che la seconda stagione si farà. La vorresti rifare una seconda stagione, Fiona? Saresti pronta a tornare a fare Blanca? Molto volentieri, a condizione che ci sia il mio nome anche nei titoli di testa. Sono d'accordo. Il cane lupo Rex ancora mi prende in giro che non appaio tra i protagonisti. Grave ingiustizia. Sono d'accordo con te. Ha ragione. Anche perché si dice sempre quando un attore non è bravo a recitare che recita da cani, invece lei recita benissimo. Benissimo, quindi te lo meriti. No, sono assolutamente d'accordo. Forse anche come primo nome, ti cedo il mio posto, te lo dico. Prima te, poi io. E invece cosa vogliamo dire a Federica Cacciola? Che ha prestato la voce a Fiona per giocare con noi in questa intervista. Ma veramente? Vediamola, ti ha mandato un messaggio. Ciao Maria Chiara, ovviamente come avrai capito era uno scherzo, ci siamo divertiti a immaginare una voce per Fiona. Io ti mando un grandissimo abbraccio e spero di vederti prestissimo dal vivo. E come dice sempre Stella, mi raccomando, divertiti, non fare la matta. Ciao! Federica è stato bellissimo perché noi ci siamo conosciute alla prova costume sua, quindi a un certo punto. Poi, siccome abbiamo girato separatamente, io e lei non ci siamo mai più viste. No, quindi aspetta, abbiamo le sue scene, le tue... Esatto, nonostante lei sia una presenza lei... importante, sì, nella esatto, tua vita. Perché lei comunque, io e lei facciamo le scene in videochiamata, lei vive in un'altra città, quindi eravamo separate, e allora abbiamo provato le scene in videochiamata, io e lei.
Quindi abbiamo provato le scene su Skype, sentendoci, sì. Siete state bravissime. Grazie. Abbiamo detto, dato che il rapporto è così, non riusciamo a vederci anche perché tutti i problemi Covid, allora ci siamo viste in videochiamata. È nata un'amicizia. Sì, è carinissima. Federico, ho fatto un po' ridere. Cara Fiona, qui ti dovresti preoccupare, però visto che non mi hai raccontato tanti particolari della personalità di Maria Chiara, voglio metterla alla prova con un test, veloce. Eccoci, pronti sempre, sono messa le scarpe comode, ho detto, sai che mi fa fare? Ma infatti, guarda, la prima domanda riguarda questo, puoi mettere in valigia solo queste cose, cosa scegli, scarpe da corsa, rossetto o scarpa tacco 12? Secondo me mi conosci abbastanza per poter rispondere tu. Scarpe da corsa. Bravissima, hai indovinato. Ma ci sarà pure un elemento di femminilità nel tuo armadio? Le scarpe da corsa sono da femmina, sono un elemento femminile. Non lo so, non ho buchi alle orecchie, non porto collane. Il mascara, sempre. Ci basta? Femmine della sinistra. Sempre, sì. Cioè quello sempre in valigia, la seconda cosa dopo le scarpe comunque. Dall'altra parte che dice il pubblico, che cosa dovrebbe usare di più? Mascara. No, niente, siamo niente, d'accordo. Ok, perfetto. Andiamo avanti. Seconda scheda. Oh, questa mi piace. La tua consegna a domicilio ideale. Zuppa di miso, lasagna o aboga? Anche secondo me tu puoi rispondere a questa domanda. Ci vuoi provare? 3, 2, 1, direi lasagna, perché sei pugliese e ami la buona cucina. Ma visto che sei veloce, vai sull'hamburger. Brava. Ma più che altro perché la lasagna la faccio io, la fa mia mamma. Non la prenderei mai a domicilio, non mi permetterei mai l'hamburger. Sai cucinare? Sì. Dai, mi piace molto. Qual è il tuo piatto forte? I primi, in generale. Scusa, mi sono risposto così, ma non ti ci facevo dietro i fornelli. Grazie. Prego, sincera. Speravo che tu mi somigliassi. No, cucino, mi piace tantissimo cucinare, tanto. Infatti la quarantena l'ho passata ai fornelli, ho fatto la mia prima pizza, il pane, come tutti ovviamente, perché... No, però, io neanche quello, come no, tutti tranne te. Neanche quella scusa, no. E quindi quando devo prendere una cosa a domicilio, più che altro pensi, vabbè, non mi posso cucinare qualcosa, io mi devo fare un po' male, quindi vado su una bella roba, hamburger piena di salse e le patatine. E a Natale cucinerai qualcosa tu? Vado a casa e penso che aiuterò mamma, le mie sorelle a cucinare. Cosa non deve mancare sulla tua tavola di Natale? La lasagna. E in generale nel periodo natalizio per te che cos'è Natale? Il pandoro? Sì. Industriale? Certo, ovvio. Altra scheda. Ah. Anche tu puoi rispondere. Anche qui posso rispondere, sì. Io ma farò rispondere. A me, okay. Il tuo sabato sera ideale, fammi pensare. Divano con serie TV, discoteca o cinema? Andiamo per esclusione. Oramai sono millennials, sono alle porte dei 30 anni, direi che la discoteca la possiamo salutare. Perché è mai stata la tua serata ideale? Esatto, discoteca? Da mai. No, mai. Ah. Quindi, dipende dalla serata. Ovviamente se c'è un bel film al cinema lo preferisco, d'inverno sono un po' più pigra, proprio non voglio prendere freddo, quindi lo preferisco vedere sul divano. Divano, a casa. Copertina. Grazie, tisana. Tisana calda. E serie televisive. Fiona, sì. Ma valla a trovare almeno, perché così vieni mi sono la serata. Vieni tu, cioè, da me. È un po' di brio, non arriva? Ma no, sto bene, il mio calduccio a casa, con le mie cose. Sì, ogni tanto sicuramente può succedere, però di questo periodo magari c'è anche un desiderio più forte dopo 2 anni e aspetteremo e va bene, quindi esploderà. Cioè sicuramente, però se tu mi fai scegliere e mi dici di sabato sera ideale per me, è quello. Guarda, ti vengo a trovare io perché anche per me è la serata Perfetto, ideale. Quindi è inutile insieme. Che io ti stia a darti consigli perché guarda... Per me è la stessa cosa, Maria Chiara, Perfetto. Siamo molto simili. L'unica cosa è che io non corro, non faccio abbastanza sport, tu invece col tennis. Sì, adesso l'ho lasciato da qualche mese, però mi piace un sacco, Perché stai lavorando molto. Sì, perché sto lavorando molto, quindi anche l'attività fisica cerco di farla la mattina prima di andare al lavoro. A che ora ti alzi?
Più o meno alle 6:30. Amore, perché? Sacrifice, you know. Dormi poco? No, dormo tanto! Cioè, vai a letto prestissimo. Sì. Alle 10:30. 11 se sto facendo una follia. Vogliamo fare un augurio per il 2022 a questa ragazza? Che cosa le auguriamo per il 2022? Non so, suggerimenti? Fiona, di qualcosa. Un fidanzato, Fiona? Ah! Per esempio! Sa perché pensavo... Ma solo se il sabato sera sta sul divano a guardare la televisione. No, non lo vogliamo. Pensavo a una macchina, chissà una perché. Macchina. Sì, prendi, parti, no? Un viaggio. Un viaggio. Dai. Va bene, però un bel viaggio. Un bel viaggio. Promesso. Sì. Nel frattempo, anticipazioni per la prossima puntata, perché domani sera ormai ci siamo. Sta finendo. Che anticipazioni hai? Io un po' di immaginazione la faccio accendere adesso a chi ci sta seguendo da casa, perché sono delle chicche. Non è che anche voi, Come Ricci, instancabili, senza tregua. Dottore, sì che l'amore è cieco, però a tutto c'è un limite. Ieri sera stavo sotto casa tua. Non è successo niente. Non ti devi giustificare. Se vuoi uscire con il tuo collega, sei liberissima. Ma io non sono geloso. Ho anche cucinato per voi, ma almeno non mi prendere per il culo. Bottiglia. All'Inneo dia le storie che funzionano. Ah, che belle anticipazioni! Siamo stati bravi! D'altro è la prima volta che le vedo anch'io, perché io non ho visto gli episodi, quindi... E quando ti rivedi che emozione provi? Cerco di stare distaccata in qualche modo. E cerco di godermi, perché su Blanca è stato assurdo. Abbiamo girato una marea di cose, a volte anche cambiandole, quindi poi non so cosa hanno scelto. E cerco di ricordarmi, ogni volta che le vedo mi ricordo quando abbiamo girato quel Chuck, me li ricordo perfettamente. È una sorpresa anche per te, quindi, sì. Quello che andrà in onda. Sì. Il finale non te lo ricordi. Siete costretti a guardare domani sera su Rai 1 la finale di questa prima stagione di grande successo di Blanca con una straordinaria Maria Chiara Giannetta. Grazie. Ti aspetto la prossima volta insieme a Maurizio sempre. Lastrico. Assolutamente. Grazie. Ciao Fiona! Ciao Fiona! Vuoi dire qualcosa? Abba. Andiamo.